porto di Carrara si svilupperà ulteriormente grazie al Project Cargo. È stato siglato un accordo per il trasporto e la gestione dei grandi manufatti industriali tra Regione Toscana, Comune di Carrara, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Nuovo Pignone, Becker Hughes, FHP. La specializzazione sul fronte della movimentazione e della logistica è un'opportunità di sviluppo per il porto di Marina di Carrara. Con il protocollo ecco la possibilità di utilizzare delle aree di retroporto per la composizione dei materiali, per la loro adeguata capacità di collocarli nello smistamento sulla nave, che valorizza tutto un sistema su cui la Regione mette risorse per adeguare la viabilità e la sistemazione del porto rispetto a quello che è la situazione, diciamo, accostata al porto negli spazi pubblici, il nuovo Pignone stesso per questi capannoni che saranno necessari per poter allargare la possibilità di utilizzo. Nell'area portuale del piazzale Città di Massa, in concessione FHP, all'interno del porto di Marina di Carrara saranno creati nuovi spazi per l'assemblaggio e la movimentazione di moduli di grandi dimensioni realizzati da Nuovo Pignone, e sarà FHP a occuparsi di sbarco e movimentazione. Un'attività di specializzazione che farà crescere le attività del porto. Ma è l'avvio di un progetto molto interessante, molto importante, che porterà ad amplificare ulteriormente questa caratteristica del porto di Marina di Carrara, cioè quello di svolgere un servizio importante di project cargo, direi quasi, non voglio dire in esclusiva, ma comunque in una posizione di assoluta importanza nel panorama nazionale. E le aziende che operano attorno al porto di Marina di Carrara troveranno in questo nuovo progetto ulteriori opportunità di crescita, e questo naturalmente noi auspichiamo che possa avere una forte ricaduta occupazionale sul territorio in maniera diretta e anche in maniera indiretta. L'intesa impegna le parti a facilitare le procedure amministrative nel rispetto delle norme e della salvaguardia dell'ambiente secondo un cronoprogramma.